Grazie ragazzi per tutto il supporto nella live di ieri sera. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, commentare qua sotto, fatemi sapere chi volete come prossimi ospiti, ma soprattutto seguitemi su Twitch perché lunedì alle ore 19 sarò in live con Mike. Quindi vi aspetto tutti quanti carichissimi. Dobbiamo aiutarlo, soprattutto voi con il vostro aiuto, perché siete come sempre protagonisti all'interno della live e della chat. E che dire? Partiamo con il video, buona visione. L'avete già visto, ragazzi, con Dexter, il primo episodio, sì. Il primo episodio che è andato alla grande, oggi ospite Giuse e lunedì ci sarà ospite Mike Shosh, quindi una settimana cerco sempre di portarvelo. Oggi tocca al buon Giuse, vediamo come si comporta. Il quiz non è difficilissimo, qualcosina sì, però tra l'altro sarete anche voi protagonisti, ragazzi, mi raccomando, perché ragazzi ci sarà anche l'aiuto della chat in cui voi direte la vostra e darete un aiuto al buon Giuse tramite un sondaggio che naturalmente poi andrà fatto in chat. Attenzione! Il buon Giuse ha bussato, vediamo adesso. Attenzione, mi senti? Sei mutato forse, vero? Sì, perché da oggi pomeriggio. Ecco, sono Ecco, mutato. eccolo buon Giuse. Ancora non ti vediamo perché devo mettere la scena giusta, però ragazzi è arrivato il buon Giuse. Non lo vedete da tantissimo, immagino, perché era sparito da soltanto 2 minuti. Ciao ragazzi. Si è andato a riscaldare, ha ripassato al volo tutto il dizionario di lingua calcistica. Io direi. Sì, mi sono andato a informare un po' su Giggs, sui eventuali palloni Ah! d'oro. Ho studiato tutto il tempo Giggs e non mi metti Giggs. È andata male, è andata male. Eccolo Giuse, ragazzi, eccolo qua. È carico. Allora, facciamo un pronostico. Allora, Giuse può fare Oddio. la bellezza di 20 punti in totale. Dex ne ha fatti 13. Fate un pronostico, dai, ripeto, sono molto facili, poi tu il quiz lo conosci, no? Più o meno hai visto cosa consiste. Allora, Diciamo che io gioco per gioco, poi te li spiegherò con calma. va bene. Chat, siamo carichi, partiamo, i primi 4 giocatori, vi ricordo, dovrà indovinare l'età. Non ti interessa che ti mostro le foto, perché tanto non serve. Invece voi ragazzi li vedrete, vedrete le foto. Va Perfetto. benissimo, Allora, sono possiamo pronto. Mi partire. raccomando, sii buono, aiutami. No, no, vai tranquillo, ti aiuterò e anche la chat sicuramente sarà bravissima. Ok. Attenzione, primo giocatore, parliamo di Tonali. Attenzione. Oh mio Dio. Tonali, con calma, non avere fretta. Questa è la domanda facile, però pensavo di non toccare un tasto dolente. Secondo te, di che anno è? In che anno è nato? Pensaci, non darmela definitiva come risposta, però hai dei dubbi su qualche. Ci sto pensando, ci sto Vai pensando. tranquillo, chat, dite anche la vostra, Allora, senza problemi. sto ragionando un po', sto ragionando un po' e mi viene da buttarmi perché alla fine Prova a c'è. dirmene un paio. Due che dici secondo te potrebbe essere, che ne so. Dovrebbe essere 19, 18, Quindi 20, dici erano lì. o 2000 o 2001, dici? Sì, penso proprio di sì. Però non lo so, non lo so, non lo so. A sto punto io mi sa che mi butto su 19. 19, quindi bisogna capire, del 2000 o 2001? Quindi 2000 già Ok, quindi vuol compiuti. dire che. Ok, aspetta, quindi vuol dire che ci sono lì, ci sono vicino. Sei vicino, sei vicino. Ok, allora, Quindi se tu dici 19. 2001, 19 vuol dire che magari li deve Che ancora, li ce n'è? hai già compiuti. Se invece del 2000 è che li deve ancora compiere. Però a Ok. noi non interessa, non interessa. È del 2000 o è del 2001? Ok, Tutto qua. allora io dico che è del 2001. Allora, buon Giuseppe dice che è del 2001. Ragazzi, in chat ho visto i carichi, però era il 2000. No, seriamente. Seriamente. Va bene, fa niente. Vabbè, ragazzi, magari adesso il prossimo sarà più facile. Capita, ci sta. Però ho visto anche qualche 99 in chat, quindi anche, addirittura loro pensavano fosse più vecchio. Invece no, ragazzi, è del 2000. Allora, proseguiamo adesso con Va il bene. secondo di difficoltà media. E Ok. parliamo di El Shaarawy. El Shaarawy, secondo te, quanti anni può avere? Di che anno
Allora, Esharawi. Sarà lì. Non penso che abbia già raggiunto i 30, Esharawi. No. Ok. Sarà quasi lì. Sarà 20, Sì, ti do 29-28. conferma che assolutamente i 30 ancora non li vede, ancora qualche anno Ok. di distanza dai 30. A questo punto penso che il mio dubbio è su 27-28. Quindi 92/93. Questo è fatto un Se, anche qui, quindi o è uno e l'altro, quindi. Quindi adesso sta a te. O sei, o è la serata della sfiga che il vecchio non ha sbagliato come prima, oppure. Però qualcuno dice: Oddio, attenzione, sì. il numero della maglia potrebbe ricordarti qualcosa. Perché penso che in qualche squadra in cui lui Ah, abbia aspetta. giocato, Hai il forse. 92? Tu ti ricordi questo numero di maglia? Io mi ricordo il 92. 92. Allora dico che è del 92. 92, lo Sì, confermiamo, ragazzi in chat sì, li ho visti spammare abbastanza tranquilli, molto più tranquilli che per Tonali, e ragazzi hanno dato anche l'aiuto giusto, bravo, nel sì. 92, Ok, ma buono. quindi ce l'ho fatta senza aiuto oppure No, questo lo no, 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 consideri no, nella chat? assolutamente no, questo Ok. è un aiuto, diciamo, tra Va le bene. righe, no, no, non era l'aiuto della chat, assolutamente. Almeno ce l'abbiamo, quindi un punto per il momento, vediamo adesso quello di difficoltà difficile, attenzione, Robert Lewandowski. Giocatore Oddio. famosissimo, quindi magari per te potrebbe essere più facile rispetto agli altri. Secondo te, in che anno è nato il buon Robert Lewandowski? Secondo te, ha più o meno di 30 anni? Partiamo da qui. Più di Per me ha 30. più di 30 anni. Ok, più di 30. Sì, sai che sono indeciso tra, non lo so, boh, 31, 32, 33. Ok, quindi vabbè, sopra i 30 è appurato. Sì. E quindi tu dici che sopra i 33 sicuramente no. Quindi siamo in quel No. lasso di tempo là. Potresti usare. 32, 32 sarebbe del 1900. È dell'88, quindi 88. Ok. Se no sarebbe 87, come dici te, 33 Ok, e basta. Quindi allora vado su 32, mi ispira la 38. 1988 per Lewandowski. Ragazzi, Giuseppe l'ha azzeccata alla grande. Tanta roba. Oh. Bravo, dell'88, ragazzi. Meno male, dai, meno Niente. male. Sono stato sfortunato con Tonali all'inizio perché cavolo, lì ero un 50 e Ma te 50. l'ho detto perché paradossalmente quelle magari più difficili, magari per te, per alcune cose magari sono più facili, e ci sta. Ultimo portiere, attenzione perché questo è un giocatore che tu conosci molto bene, però la difficoltà è estrema. Il buon Pepe Reina, attenzione, ha giocato nel tuo Napoli per diversi anni. Ora, lo Certo. sapete, è andato all'Aston Villa, quindi diciamo che la Allora. sua età ce l'ha. È bello vecchiotto. Secondo te quanto ipoteticamente anni potrebbe avere? Allora, io se, secondo me è sopra, è dai 36 in su, secondo Quindi più di me. 36. Allora, secondo me, ma magari mi sbaglio, in Ma chat certo, sicuro già ma danno. è normale. Beh, Però loro pensi che sappiano 38. che siano andati a guardare Sono su Wikipedia, quindi 38 mi sembrano eccessivi, 36 mi sembrano pochi e quindi c'è cioè, proprio non so su cosa basarmi per ragionare, quindi mi sa che vado sui 37 e dico che è dell'83. quindi 83 per il buon Sì. Reina. Attenzione Sì. ragazzi, 82. No. 82. Vabbè, però sei uscito da questo quiz con 2 su 4, 2 punti, non è male comunque, ma soprattutto Ok. senza aiuti. Quindi ok, ragazzi, mi confermate che ok, siete tutto a posto? Giuse, perfetto. Adesso andiamo con i gol. Primo gol, naturalmente ritorniamo alla difficoltà facile. Eccolo qua, ragazzi, anche voi in chat, controllate il gol se ve lo ricordate e ditemi Ah. la vostra. Vuoi rivederlo? Ok. Te lo ricordi? Te No, me lo ricordo. Fammelo rivedere però lo per faccio sicurezza. rivedere per Sì. sicurezza, è un gol famosissimo Sì. in una Allora, se non partita sbaglio, importantissima, importantissima. certo, se non sbaglio, finì 1-0 per il Portogallo. Finale dell'Europeo, quindi ti do questo aiuto Sì. contro la Francia. Sì. 1-0 Eder, è la tua risposta definitiva? È la mia risposta definitiva. Ragazzi, naturalmente è giusta. Bravo,
Bravi anche voi in chat, bravo anche Giuse. Non mi vedete, ragazzi, a me in questa schermata, perché? Perché poi su YouTube, per problemi di copyright, dovrò andare a mettere dei fermo immagini, quindi non, mi vedete dopo, mi vedete dopo. Perfetto, perfetto. Dai. Secondo gol, difficoltà media. Eccolo qua. Attenzione, palla di Rakitic, Messi. Tra l'altro tocco un tasto dolente, perché qua so che il buon Leo Messi è il giocatore preferito di Giuse. O uno dei tanti giocatori preferiti di Giuse. Il mio primo giocatore in Ok, assoluto. in assoluto. E il gol te lo ricordi? Certo, che me lo Partita ricordo. con Ma... il Bayern Monaco. Bayern Monaco di Champions. Quanto è Sì. finita? Ti ricordi? Allora, io non mi ricordo proprio il risultato. Non me lo ricordo proprio. Di sicuro ha vinto il Barça. Però proprio il risultato non me lo ricordo. Cioè, così proprio sparo un po' di risultati a caso, no? Vai, secondo te? Era tipo 3-1, 2-1 per il Barcellona. O 2-0. Oppure non penso che ne abbia fatti 3 il Barça, quindi un 3-1, non lo so, però qua mi sa che utilizzo gli aiuti, Allora, sapere la squadra del giocatore non ha senso. certo. Il mio aiuto o l'aiuto della chat o il 3D do tre opzioni. Uso Ok, uso l'aiuto della chat. della chat. Allora, chat, adesso faccio un sondaggio al volo. Allora, per il momento al 90% sono sul 3-0. Ah. 5% 3-1 e 4-1 al 4%. Manca ancora qualche secondo, ma sembra che ormai in linea di massima Cavolo. sembrano abbastanza tranquilli su... Che dici, Non me lo ricordavo proprio. ci vogliamo fidare dei ragazzi? E Certo, ci vediamo e come, assolutamente. ragazzi, ti dico che hanno azzeccato la grande. Quindi, tanta roba. Buona, due risultati su due, un aiuto utilizzato, però, devo dire, anche nella maniera giusta, perché ci sta. Certo. Quindi, aiuto della chat lo possiamo sbarrare perché è già stato utilizzato. Perfetto, adesso proseguiamo. Difficoltà difficile. Ragazzi, chi non si ricorda questo gol? Te lo ricordi? Vuoi che te lo faccio rivedere? Certo, no, me lo ricordo, sì, ho capito. Gol Ma il famosissimo. problema non è ricordare il Sì, è vero. contesto in cui sta andando, però. Risultato è ambiguo. Infatti l'ho messo proprio nella difficoltà difficile. Mi sa che mi gioco le 3 opzioni, mi Tre sa. opzioni. Sì, Allora, le tre sì, opzioni sono sì, 5-1, sì. Ok. 6-1, 7-1. Mi sa che vado di 5-1. Me la ricorderei una goleata così. Cheat. 5 a Non lo 1, so. 6 a 1, 7 a 1. Il buon Giuse sembra essere sicuro di questo 5 a 1. Dico 5-1, dico. 5 a 1 è la Sì, tua sì, risposta sì. definitiva e l'accendiamo. Sì. Bravo. Attenzione, minuto 0:28 e questo qua è uno dei gol dei miei calciatori preferiti che conosceranno sicuramente tutti ed è indimenticabile. Ah, Attenzione, certo. Art esce, è un ragazzone alto 3 metri, fa una sforbiciata pazzesca. Ibrahimovic in Allora, Svezia, Inghilterra. Ragazzi, quanto è finita questa partita secondo voi? Gol di Ibra, pazzesco. io qua non lo so, cioè mi ricordo proprio, magari ricordo una partita completamente diversa, Vai, quindi vai, se vai tranquillo. sbaglio, amen. Però, boh, cioè, mi sembra che ci furono diversi gol da un lato e dall'altro. E ti do conferma di questo. Sì, Io dici, dico, potrebbe allora, io mi essere butto proprio e all'ultimo dico. minuto un gol dell'ultimo minuto. Sì, io provo a dire 4-2 per la Svezia. 4-2 per la Svezia, è la tua risposta definitiva? Ragazzi, Sì. io non so, Giuse, cosa ha fatto in questo secondo round, ma qualcosa di pazzesco perché è Sì. giusta. Attenzione, unplayed e solo 5 punti per il secondo gruppone di domande, bravo Giuse. Primo audio arrivato, tu lo puoi già ascoltare. Intanto lo faccio ascoltare anche la chat, ragazzi. Indovinate di chi è la voce di questo giocatore. Siamo Vamos. orgogliosi perché alla fine noi abbiamo battuto 3-0 il Real a casa loro e la Ok. sensazione è che oggi potevano stare Giorgio altri 10 giorni Chiellini. e non sarebbero riusciti a farci gol perché alla fine ci abbiamo sofferto in alcuni momenti, però Sì, arrivava do. sempre qualcuno. Aspetta, stavo facendo Sì. ascoltare anche loro. Ah, ok. Attenzione, Giorgio Chiellini, me lo spari così proprio in Sì, te lo scioltezza. so. Sì. Ragazzi, confermate, vai in chat, Nasone Chiellini o Bonuccio Chiellini, Chiellini, la Chiella, il Chiello, direi che ci siamo. Un buon punto per Giuse, beh, questa era proprio facile. Yeah. Attenzione,
Secondo giocatore, ok, te lo mando subito. Il primo è andato alla grande, facilissimo. Vecchiellini, devo dire che anche poi con le varie limitazioni d'autogol, eccetera, cioè è proprio super riconoscibile. Secondo Bravo. giocatore, ascoltalo pure, e anche Davvero ragazzi. soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. Poi più che altro serviva per stare un po' più tranquilli gli ultimi minuti, il terzo gol. Però eravamo anche un po' stanchi, abbiamo dato tanto per, anche nel primo Accento tempo, credo che napoletano, siamo andati in marcato. svantaggio Lo stavo immediatamente perché dicendo. stiamo tenendo bene il campo. Davvero soddisfatto. Chi è ragazzi? Attenzione, la chat la vedo anche carica. Ancora, non capisco perché continua. E tutti Barzai, c'è qualcuno che dice Barzai a tutti i giocatori. No, ragazzi, no. Io, guarda, forse il mio secondo giocatore preferito, Ciruzzo Immobile. Ciruzzo Immobile per la difficoltà media. Diamo conferma al buon Giuse e Ciruzzo. È giusto, ragazzi, bravo. E soprattutto anche in chat, a parte colui che ha scritto Barzagli, non so, Barzagli mi sembrava toscano, ma non napoletano, però va bene, ci sta. Qualcuno ha scritto anche Lorenzino, no, non è Insigne, ragazzi, è proprio Ciro. Terzo audio, anche in chat. Sono felice per il rigore, per più per il risultato, sinceramente, perché abbiamo raggiunto un obiettivo importante e credo che abbiamo meritato, quindi sono molto felice sia per il gol che per il risultato. Oddio Mi mio. trollano ancora questo Barzai. No, ragazzi, non è Barzai. No, siete matti. Vi voglio bene, Oddio. ragazzi. Veramente, vi fate morire dalle risate. Ti Allora, dico, la sì, no, dimmi la posso. sensazione, poi ti do un piccolo aiuto. Vediamo. Ok, no, non faccio noi, però lì per lì, appena ascoltavo 3 secondi, ho detto è lui al 100%. Poi continuando ad ascoltare mi è venuto qualche Vai, dubbio. dimmi chi era il tuo dubbio. No, dimmi prima tu il tuo aiuto, perché Ok. secondo me sbaglio Allora, proprio. l'aiuto, ragazzi, è questo. Vediamo anche voi in chat se lo riuscite a cogliere. È un giocatore che tu conosci bene. Ok, allora può essere che è lui. Ok, Ah, ok, a posto. È un amico allora. d'infanzia di Giuse, quindi si conoscono alla grande. Allora dico Dries Mertens. Attenzione. Dries Mertens, quindi, era il primo nome che tu avevi ipotizzato e detto, è lui al 100%. Ho sentito la prima parola e ho detto è Mertens, poi l'ho continuato ad Tu puoi ascoltare. riascoltarlo, eh. Facciamo una cosa, Sì. riascoltiamolo ancora in chat una volta, così provate anche voi, ragazzi. Sì, sta parlando di un calcio di rigore. Quindi, secondo te, tra Mertens e Jorginho, che erano i tuoi dubbi, se dovessi buttarti, ti butteresti? Mi butto su Giorginio, mi butto su. Jorginho, ragazzi, secondo voi il buon Giuse è azzeccato? Ed è giusto, ragazzi. Rigorista del Napoli, questa però era un'intervista di una partita della nazionale italiana, in cui comunque aveva battuto rigore e segnato. Quindi giusto, bravo Giuse. Ragazzi, ascoltiamolo insieme. Ecco voi il quarto giocatore, difficoltà estrema. No, oggi la nostra squadra giochiamo molto bene. Io penso che anche in possesso di palla facciamo la cosa bene, difesa, sono molto contento con il risultato e adesso deve si concentrare sulla prossima partita del campionato, perché il campionato è importante. Mamma mia, È no, è infatti è difficile. difficilissimo, ragazzi. Però, colui che ha detto Barzagli, ti do conferma che non è Barzagli, perché qualcuno ci ha provato ancora in chat. Però non è lui, non è l'accento toscano che ben conosciamo di Barzagli. Vedo tanti nomi, tantissimi nomi. No, lo sto riascoltando mille Vai, vai, voi volte. ascoltate, vi faccio ascoltare anche voi, ragazzi, per l'ultima volta. Hai a disposizione ancora due aiuti, giusto? Quindi il mio aiuto e quello per sapere dove gioca. Potrebbe servirti in realtà, in questo Sì, allora caso. dico Però voglio ti la. dico, ok, ti dico dove gioca, però naturalmente questa non varrà 2 punti, ma uno solo, utilizzando l'aiuto, quindi va bene. Ok, intanto devo rimettere gli aiuti, che quelli di prima li avevo tolti per sbaglio, quindi abbiamo usato l'aiuto della chat. L'aiuto della squadra, quindi mi confermi, lo utilizziamo adesso, e le 3 opzioni che abbiamo già usato. Perfetto. Allora, la squadra, ragazzi, è quella del mio cuore. Quindi, Inter, attenzione. Sembra essere tutto. Però, ma lo riascolto sempre di nuovo, eh. Vai, Allora, ascolta. ovviamente la squadra c'è, quindi vuol dire che attualmente milita nell'Inter. Penso proprio che sia Lukaku, però non lo so. Va bene, allora dimmi tu, è la tua risposta e lei, cioè, ci buttiamo su Ruolo Meruzzo. Mi butto su Lukaku, sì. Ragazzi, è giusto? Attenzione, 3, 2, 1. Romelu Lukaku, bravo, bravo. Giusto, Tanti cavolo, Handanovic ho giusto, letto, giusto però. ragazzi.
Potevi anche non usare l'aiuto, però ci sta. Oh, comunque hai fatto 4 punti. Tutti li hai beccati, giusto? Sì, sì. 4 punti anche questo gioco. Peccato perché poteva non utilizzare l'aiuto. Però tanti, tanti andavano, ci ho letto, eh. Vamos. Cosa mi serve qui? WhatsApp o qualcosa? Qui, ragazzi, sì, ti serve WhatsApp. Dovete indovinare qual è il giocatore modificato. Guarda, è molto brutto. Devo dire che sono molto brutti, eh. Sono ancora molto brutti. E cavolo. A sto punto mi viene da ridire il Lukaku di nuovo. Allora, secondo Giuse è Lukaku. Secondo voi in chat, vi vedo anche voi abbastanza tranquilli. Che dici? Mi butto su Lukaku, sì. Ok, dici, vabbè, allora è proprio scemo, Dav. Lo mette due volte, una dopo l'altra. Sì, ragazzi, sono proprio scemo. Ed è Lukaku, bravi. Giusto, vabbè, difficoltà facile, normale. No, non è Lautaro, ragazzi, e nemmeno Barzagli. Vi do conferma anche di questo. Non è lui, non è lui. Secondo me diventerà un meme questa cosa di Barzagli. Qualsiasi cosa, adesso, sia nelle mie live che nelle tue, quando farai la tua carriera o la mia carriera, le mie cose, tutto uscirà Barzagli. Vi prometto che lo metterò nell'episodio prossimo di settimana, di lunedì, sperando che Mike non guarderà questo, così così sa già che ci sarà un Barzagli in tutti. Okay. Ok, va bene, proseguiamo, ragazzi, col secondo giocatore. Te lo mando a te. Chi è, ragazzi? Secondo giocatore, difficoltà media. Attenzione. Ma quasi sicuramente, quasi posso sicuramente. Dire? Vai, su due piedi chi diresti? Dybala, verrebbe da lì. Allora, dici Dybala come primo nome. Però adesso mi sta venendo un dubbio, perché potrebbe essere la felpa o comunque la maglia dell'argentino della Lazio. Ah, Lazio dici? Quindi potrebbe essere o felpa della Lazio o la felpa dell'Argentina, oppure però che altre squadre azzurre ci sono? Cavolo. Prendi il tuo tempo, tranquillo. Ti ricordo che hai ancora un aiuto, eh? Sì. Tra l'altro, diciamo che se non è in questo, negli altri due, poi prima o poi dovrai giocarteli. Che certo. Sarebbe il mio aiuto, sarebbe il mio aiuto. Mamma mia. Mamma mia, io uso il tuo aiuto, però guarda, secondo me qua proprio cascherò, proprio, cioè, mi perdo un bicchiere d'acqua, come si dice. Vuoi usare il mio aiuto? Allora, la nazionale è la nazionale dell'Uruguay. È un aiutone, gioca in Italia, è dell'Uruguay. Oh mio Dio, aspetta però. Vabbè, in Italia sì, ce n'è qualcuno. Chi c'è? Cioè, vabbè, c'è Godin. Sì, vabbè, non è. C'è Vesino. C'è Bentancur. Ok, c'è... Allora, sì, è Bentancur. È la tua risposta definitiva? È la mia risposta definitiva, sì. Ragazzi, l'ho visto in chat. Carichi, avete azzeccato. Anche voi. Bravi, era Bentancur, ragazzi. C'era anche Cáceres, sì, è vero. Beh, in realtà erano in Italia, sì, non sono tantissimi. Però, diciamo che non sì, era... Non era... Subito hanno indovinato fin da subito. Qualcuno ha detto Dybala, come dici te. Qualcuno invece è andato completamente fuori... Ok. Letizia, boh, non so, no, assolutamente no. Brugman, no, ragazzi. Ok, io ancora non lo vedo comunque. Sì, sì, è arrivato adesso, guarda, precisamente. Okay. Ti mando anche l'ultimo così per sicurezza, almeno poi non posso chiudere WhatsApp web definitivamente. Ok. Allora, ragazzi, che dite voi? Attenzione, tanti, però, tanti nomi, Tanti nomi vedo, tanti nomi. Ricordiamo che gli aiuti sono finiti, ragazzi. Sono completamente finiti, quindi adesso quasi dovrà naturalmente buttare, e anche nell'ultimo, che vale però due punti, in quello estremo. Guarda, io non lo so, allora... Su due piedi che diresti? Non hai due o tre nomi? Così, su due piedi mi è venuto in mente Diego Costa. Diego Costa, poi? Poi non lo so perché mi è venuto in mente Mirante, ma non penso... Mirante, ok. Sì, non so perché. Non lo so, cioè i capelli no, dico... Mi butta e dico Diego Costa. Sì, Diego Costa, ragazzi. Quindi confermiamo. Attenzione, perché adesso arriviamo alla difficoltà estrema. Ok. Io ce l'ho già. Oh mio Dio. Tu ce l'hai già. Guardatelo con calma. Adesso vedranno anche loro. Eccolo. Attenzione. Non è indovina lo YouTuber, ragazzi. Vedo nome. No, non è Frank Matà. No. Grande user. Yeah. No, ragazzi, è un calciatore. Dove c'è scritto? Indovina calciatore, sennò. Cavolo.
Allora, io seguo una strada perché mi devo appoggiare a Vai, qualcosa, vai. quindi penso che sia francese, penso che sia Francese. francese. In Francia ce n'è un'infinità, anche se tanti sono di colore, quindi una buona fetta la puoi, tra virgolette, escludere per questo motivo. Ah, cavolo, 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 cavolo. Io mi sa che mi butto sul Giroud perché è l'unico che mi viene in mente, Anche perché perché è magari... l'unica soluzione che hai. Sì, Giroud, esatto. è la Mi tua butto. risposta definitiva? Ragazzi, È la mia risposta definitiva. è sbagliata. Era una maglietta della nazionale italiana, No, ma era Lazzari. È no, vabbè, non ci sarei mai arrivato. difficile. Infatti, ragazzi, difficoltà estrema, deve essere estrema, se no non c'è gusto. Però devo dire che qualcuno in chat ha azzeccato. No, Sì, non è Di vabbè. Marco, ragazzi. No, no, no. Era Lazzari. Era Lazzari. Adesso vi faccio vedere la soluzione, ragazzi. Era proprio Lazzari. Non Sì. ci sarei mai arrivato, cavolo. Tutti coloro che hanno indovinato Lazzi, ragazzi, indovinate cosa avete vinto? Indovinate? Un abbonamento regalato Niente, ragazzi, bravi, bravi, complimenti. No, scherzo, voglio bene. Allora, attenzione perché no, non era Barzagli, assolutamente no. Nel gioco finale adesso apparirà a schermo, ragazzi, appariranno quattro parole. Lui con queste quattro parole dovrà capire di che squadra stiamo parlando? Perché? Perché queste quattro parole, diciamo, hanno in comune qualcosa, comunque, che fanno ricordare, fanno tornare in mente una squadra. Adesso ti dico quali sono le parole, però prima dobbiamo fare un calcolo di punteggio. Va bene, facciamo allora 2 minuti e mezzo, dai, che sono comunque tanti. La squadra è questa, ragazzi, eccola qua. Quindi quattro parole, voi le state già vedendo, adesso le scrivo a Giuse e faccio partire il tempo poi quando gliele invio. Würstel. Oddio. Lupo, macchina e speranza. Attenzione, parte il tempo. Vamos, 2 minuti e mezzo, con calma, hai veramente tutto il tempo del mondo, pensaci, perché non c'è fretta. Fai anche tutti i ragionamenti che vuoi, con calma. Niente, Rüstel mi viene in mente la Germania, per forza. Quindi penso che sia una squadra della Bundesliga. Speranza, macchina, lupo. Non mi dicono nulla, non mi dicono praticamente. Non ho né aiuti di nessun tipo, devo arrangiarmi da Io solo. qua nel gioco finale purtroppo non posso aiutarti in nessun modo e naturalmente non hai aiuti. Cavolo. Prova, non so, a partire da... Non c'è un ordine, nel senso non è che sono in ordine di... sono messi completamente a caso. Non lo so, cioè mi sto con lupo si potrà riferire a... Cosa può essere lupo? Uno stemma o un un simbolo. simbolo, un qualcosa? Non è facile. 5 secondi. Guarda, io dico Wolfsburg, butto così. Ti butti sul Wolfsburg. Attenzione. Allora, proviamo a capire quali possono essere i... Sì, non chiedermi il mio ragionamento perché è un ragionamento Allora, tecnico. Würster, abbiamo detto squadra tedesca, giusto? Sì. Il lupo, Wolf vuol dire lupo Ah, è vero, del cavolo, però. Wolfsburg. La macchina perché? Perché la macchina, ragazzi, la Volkswagen è il main sponsor del Sì, Wolfsburg. avevo collegato solo la macchina, avevo collegato. Speranza, avevo collegato al fatto che stanno messi male, non so, stanno tipo in retrocedere, non lo so. Speranza è perché il colore della speranza Ah, è il ok, verde. E quindi, ragazzi, il buon Giuse, grazie a Würster e macchina, quindi ha capito che è una squadra tedesca e macchina probabilmente è venuto in mente il discorso proprio della macchina tedesca, quindi della Volkswagen, ragazzi, ha azzeccato e quindi la risposta è esatta. Bravo Giuse. mamma mia, cavolo. Uff, Dai, mi sono attenzione. rifatto con la Beh, fortuna che avevo. secondo me era molto più facile rispetto a quella dell'altra volta, che era Celta Vigo. E poi avevo dato molti meno secondi anche a Dexter, quindi ci sta, era più facile. Infatti qualcuno aveva azzeccato. Va bene, che dire. Giuse, grazie mille per la partecipazione, è stato secondo me molto bravo, soprattutto nei percorsi precedenti. Alla fine l'ha fottuto tornare alla prima, però vabbè, ci stava, non era facile. E poi ha fatto l'unplaying sui gol.
Lazzari che era però veramente tosta, però per il resto è andato bene, dai, comunque ci sta. Sono soddisfatto, dai, sono contento. Va bene, Giuse, io ti ringrazio veramente tantissimo per la partecipazione, e non solo qua, ma anche per il milionario che voi sicuramente avete visto, ragazzi. Adesso la live andrà avanti ancora qualche, ancora un po'. Quindi lo ringraziamo, grazie Giuse, grazie ancora davvero. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato, e mi hanno visto. E assolutamente ci hanno visto. Sì, e che ti hanno aiutato anche con i vari aiuti del pubblico, eccetera. Quindi. Esatto. Quindi grazie a tutti, io saluto te, Dab, e saluto tutti. Grazie, buona live e buona serata. Grazie anche a te, ciao Giuse, grazie ancora. Ciao.